Buongiorno, abbiamo detto che la politica al meeting ci interessa rispetto ai problemi, ci interessa interrogare uomini politici, ministri rispetto ai problemi che toccano la nostra vita quotidiana. E uno dei punti certamente centrali della vita quotidiana è l'integrazione rispetto alla grande immigrazione degli ultimi anni. Quando ero piccolo io, quando si andava a Londra o Parigi, si rimaneva colpiti perché c'erano gente di diverse razze e nazionalità. Oggi, anche nelle nostre città, questa è una questione quotidiana e certamente uno dei temi che ci interroga, e interroga soprattutto un luogo, il meeting per l'amicizia dei popoli, che fa di questa amicizia, di questo rapporto, un punto fondamentale. Ma proprio per questo, proprio perché tocca la vita quotidiana, noi non vogliamo fare un dibattito che sia innanzitutto problematico, teorico. Vogliamo partire dal positivo, per permettere al ministro Maroni, che ringraziamo per la presenza tra di noi, di partire una volta tanto guardando qualcosa in atto positivo. E per questo abbiamo pensato di partire da esperienze in atto in cui c'è qualcosa di positivo, di in atto di integrazione e di immigrazione. Abbiamo pensato di raccontare innanzitutto con un video queste esperienze in atto e poi sentire due brevi testimonianze di Alberto Bonfanti, presidente di Portofranco, una realtà di aiuto nei doposcuola molto impegnata nel fronte dell'aiuto a tutti all'immigrazione, e Walter Izzo, presidente del gruppo La Strada, che invece è operante sul campo del sociale. Allora sentiremo, vedremo prima il video, poi daremo la parola ai nostri due interlocutori e poi l'intervento del ministro Maroni. Quindi darei il via al video. Mi chiamo Biladi Amer, sono stato studente in Marocco e sono diplomato in scienze giuridiche. Sono arrivato in Italia nel dicembre del 1989 insieme a mio fratello maggiore. Nel 1990 ha cominciato a lavorare dentro un'azienda come impiegato, un'azienda tessile. Nel 2003 sono passato da tempo pieno a part-time per varie difficoltà dell'azienda. E da lì hanno cominciato problemi, non più la vita di quello che facevo prima. Significa che devo stare a metà stipendio pagando l'affitto, pagando gas, luci, da mangiare e tutto. Immaginate che difficoltà. E mia moglie è rimasta incinta. Allora ho cominciato a cercare e a battermi di trovare un altro lavoro, andare in giro, fino a che mi sono trovato a bussare una porta di un'assistenza sociale. E l'assistenza sociale mi dice: io non posso farla niente. Mi ha dato una parola che mi ricordo benissimo, che l'ha fatto fare un figlio. Quella cosa lì mi è rimasta proprio male. Allora quel periodo lì io ho cominciato proprio a piangere quando mi ha detto questa parola qua. Alla fine io prendevo per andarmi via di lì, mi richiamava, mi diceva: aspetta che ti do un numero di una persona che può darla la mano. Mi risponde questo signore che si chiama Marco Mazzoni, e la cosa che mi ha colpito proprio di questa persona è proprio l'ascolto. Questo signore mi ha ascoltato proprio benissimo e mi ha detto: provo a risolverla questi problemi. Da quel giorno lì questo signore mi ha portato anche un pacco d'aiuto alla mia famiglia, delle cose necessarie per la famiglia. E sono andati, si può dire che le cose hanno cominciato a cambiarsi da quel momento lì, da che ho conosciuto il banco di solidarietà, le cose sono cominciate a migliorare. Ho cominciato a mettermi in piedi, ho
ho fatto la proposta io di diventare un volontario del Banco di Solidarietà. Un giorno dopo l'altro, vedendo gente che, per dire, che stanno lì a preparare queste pacche con delicatezza, con cura, ho imparato a conoscere cosa significa aiutare. L'aiuto non è solo portare il pacco a casa delle persone, ma stare accanto. Io ti dico, da musulmano, ho imparato qualcosa che mi mancava nella mia vita, anche se tutte le religioni parlano dell'aiuto, ma la scoperta più interessante l'ho scoperta qua, perché vedo solo dare ma non ricevere. Si può dire che la famiglia adesso è cresciuta ancora, ho due bambini e sono fiero della mia famiglia e sono fiero anche di quello che sto facendo. Sono traduttore e interprete presso tutte le enti, da tribunali e altre enti nel territorio di Como e oltre. Dio, ti ringrazio per questo e sto imparando ancora e spero di imparare ancora di più, che sono proprio, si può dire, un allievo ancora che sta imparando. Ho conosciuto Portofranco tramite alcuni miei compagni della mia vecchia scuola. Mi ha consigliato la prof di venire qua. Per imparare italiano. Sono iscritto e ho continuato sempre a venire. Mi hanno preso a braccia aperte, mi hanno aiutato in tutto, ma non solo studiare altre cose anche. E poi è molto divertente. È una specie di seconda famiglia per me. Io ho iniziato più a piacermi a studiare e fino adesso sto continuando a venire. È un ambiente speciale. Persone di tanti paesi diversi che si aiutano tra di loro. Egiziani. Mi hanno accolto come se fosse uno di loro. Algerini. Anche marocchini. Normale. Alcuni che vengono da Bangladesh, americani. Ci capisciamo. A me piacerebbe fare anche tante gite con questi ragazzi. La grigliata era molto bella, perché così ci siamo conosciuti un po'. Siamo andati a visitare a Torino, a Sindone. Una giornata insieme. Mi emozionavo vedere che com'è stata la morte di Gesù. Sono stato invitato a partecipare agli esercizi spirituali di Pasqua a Rimini. Volevo imparare un po' di più della loro religione, scoprire, capire un po'. Conoscere non fa male, tipo vado, vengo a vedere, mi sentivo bene, non so come, non trovo le parole. La cosa che ci lega secondo me è lo studio è la voglia di andare avanti, basta. Mi ha fatto capire alcune cose nella mia vita. Tra l'altro ci sono persone più grandi di noi che ci inducono a rispettarci. Con un diverso da me riesco lo stesso a fare amicizia. Ci sono gli universitari che vengono in orario, anche professori. Puoi confidarti con gli universitari dei tuoi problemi a scuola. Mi colpisce che vengano, cioè, gratuitamente ad aiutarci. Cioè, sinceramente non so bene il perché, cioè, anche io non trovo bene perché vengano, però meglio per noi. You say you lost your way, been left bewildered. Prima di venire a Portofranco, io non tutti gli italiani odiavo, però cioè, andavo a fare casini e basta.
Poi quando sono venuto qua mi sono ribaltato. Cioè mi sono ribaltato perché ho trovato gente facendo vita normale, si divertono. Mi sono divertito con loro. Condividere la mia amicizia con un altro era un po' difficile. Perché magari avevo paura che mi giudicava male, magari anche dai miei comportamenti. Allora più che altro evitavo. Evitavo la scuola, la vita, tutto sulla leggera, no? Come se il futuro non mi portava più di tanto. Grazie a Portofranco alla fine ho capito che prima di tutto che c'ho delle persone, cioè, che alla fine mi vogliono bene. E che grazie a loro sono riuscito a capire certe cose che prima le prendevo così, tanto per. Tu vedi uno che, cioè, ti aiuta gratis, ti fa di tutto e non aspetta niente da te, quindi ti fa cambiare. Persone e opere per l'accoglienza è lo slogan che appare anche sul logo del gruppo La Strada. Abbiamo aperto 15 alloggi nei quali accogliamo persone e anche famiglie in grave difficoltà abitativa. In altri casi è stato sufficiente sostenere piccole associazioni che già fanno grandi cose da sole. È il caso di Nocetum, un'associazione che opera per l'integrazione sociale di un nutrito gruppo di nomadi. La maggioranza delle donne rom sono analfabete, quindi abbiamo fatto diversi corsi di alfabetizzazione per le mamme e sono riusciti molto bene. Altri corsi, per esempio corsi di educazione civica, quindi dando loro il senso anche di come vivere in una città come Milano. Gestisco insieme a mio marito e con la presenza anche di nostro figlio una comunità d'accoglienza per minori. Viviamo in questa casa con altri 6 bambini. Spesso questi bambini hanno subito dei grossi traumi. Vedere un loro sorriso è un'esperienza molto appagante. Ospitiamo donne di tutti i paesi, la comunità di prima accoglienza può ospitare fino a 10 mamme con i loro bambini, successivamente le mamme poi avendo trovato prima un lavoro e poi una collocazione abitativa escono dalla comunità e vengono inserite nel contesto sociale. Il gruppo La Strada conta 12 cooperative e associazioni con 25 strutture operative in Milano e provincia con un riconoscimento di ente morale a carattere nazionale. Nel campo della formazione abbiamo ormai 5.000 allievi ogni anno. I nostri corsi sono finalizzati all'inserimento lavorativo e aiutiamo ovviamente anche i disoccupati che si rivolgono direttamente a noi. In questo campo abbiamo realizzato un centro per l'impiego che aiuta disoccupati di tutte le nazionalità. In Italia come profuga extracomunitaria ho trovato il modo di essere utile, cioè tutto il mio bagaglio sia di esperienze di vita che esperienze di lavoro diventava veramente utile a qualcuno. Sono dall'Eritrea, sto cercando in ricerca di lavoro. Il primo ragazzo arrivato è proprio Salem, con un progetto di stage di 6 mesi, rivolto poi alla probabile assunzione che effettivamente come apprendistato e poi come assunzione definitiva è avvenuto proprio quest'anno. Sono Nafi Nordin, ho 18 anni, vengo dal Marocco e qua ho cambiato la vita. Ho imparato anche un po' di milanese, cioè, mi danno le chiavi, c'è una fiducia, non hanno paura che questo qua è marocchino, allora dobbiamo avere paura di lui, no? Nel carcere di Opera esiste oggi una cooperativa sociale che realizza le guglie del Duomo in sostituzione di quelle corrose dallo smog. Certo,
creiamo risposte ad ogni tipo di disagio morale e materiale. Eppure all'uomo stesso manca ancora qualcosa. Il suo bisogno più vero e più profondo è un bisogno di felicità, di destino, di bene, che solo una compagnia continua e appassionata può fornire. Per noi l'incontro col cristianesimo è la risposta a questa esigenza fondamentale. Ma quando nel novembre del 2000 abbiamo aperto Porto Franco a Milano, non pensavamo certo di realizzare un centro di integrazione giovanile, ma secondo l'idea geniale di Don Giorgio Pontigia, creare un luogo libero, gratuito, di incontro tra gli studenti delle scuole medie superiori, di incontro e di aiuto innanzitutto allo studio. Ma la realtà della presenza degli stranieri si è imposta, ricordo bene, fin dall'anno successivo, ed è cresciuta sempre di più in questi anni nell'età delle scuole medie superiori, fino ad attestarsi in questi ultimi anni a un 30%. Quest'anno abbiamo avuto 1.500 iscritti a Milano, per non parlare poi degli altri centri in Lombardia e in Italia, 1.055 iscritti, di cui 274 stranieri, quindi 30%, provenienti da 34 paesi stranieri. In particolare la pattuglia più numerosa vengono dall'Ecuador, dall'Egitto, dalle Filippine, dal Perù, dal Marocco. Alcuni sono ancora anche qui come volontari al ristorante Trentino a lavorare. Che cosa facciamo con loro? Facciamo quello che facciamo con tutti gli altri. Cerchiamo di aiutarli nello studio, coinvolgendoci in un rapporto con loro, come il video documenta bene. Allora, che cosa ho imparato in questi anni a proposito appunto del titolo del nostro incontro? Ma ho imparato, ho visto con una chiarezza solare, perché la chiarezza è solare dell'esperienza quotidiana di tutti i giorni, che la verità dell'affermazione di Don Giussani sull'unicità dell'impronta interiore che costituisce ogni uomo, perché non si può che, per un desiderio di cose grandi, vedere centinaia di universitari che gratuitamente vengono a prestare servizio tutte le settimane a questi ragazzi. Non può che essere per un desiderio di cose grandi che tanti insegnanti in pensione si rimettono alla passione, allo studio, alla passione all'insegnamento con questi ragazzi. Non può che essere per un desiderio di cose grandi che gli stessi ragazzi vengono, senza avere nessun obbligo, vengono a farsi aiutare, perché capiscono che è ingiusto andare male a scuola, che è ingiusto non riuscire nella scuola, che è ingiusto non provare gusto per la scuola. Insomma, l'anno scorso, quando accadevano i fatti di Viale Padova, pensavo con sorprese, con letizia, che da noi in 10 anni a Milano, ma anche in tutti gli altri centri, non sono mai accaduti episodi di litigi, di pestaggi tra egiziani e peruviani, come purtroppo tragicamente è accaduto in Viale Padova. E mi chiedevo qual è la ragione di questo. Appunto, la ragione è quello che vi dicevamo prima, appunto, che l'incontro a Porto Franco tra i volontari ragazzi, tra i ragazzi, è a partire dal loro desiderio, dal loro bisogno. E questo rivela la vera natura dell'io, al di là di ogni ideologia. E per questo Porto Franco è diventato questo avamporto anche di integrazione. Tra l'altro, come dice sempre la nostra segretaria, è anche un luogo di integrazione multigenerazionale, perché abbiamo ragazzi appunto delle scuole medie superiori, studenti universitari, docenti in attività come il sottoscritto, docenti in pensione ma sempre giovani. E l'altra cosa che ho imparato, sempre legata a questa, che il rapporto con loro, con questi ragazzi stranieri, ma con i ragazzi in generale, ma in particolare con gli stranieri, è una grande risorsa per noi e per loro, è una grande risorsa ed è una grande sfida. È una grande sfida per noi, perché parlo in particolare con i ragazzi di estrazione egiziana, musulmana, ci costringono a dare le ragioni di quello che crediamo, le ragioni dei nostri comportamenti, le ragioni delle nostre radici storiche. A questo proposito, non mi dimenticherò mai
l'episodio della ragazza che è venuta a chiedermi di aiutarla a fare un tema una settimana dopo l'attentato delle Torri Gemelle. Ma ci chiedono anche, capita che si discute sulla situazione tra arabi e israeliani in Palestina, o che ti chiedono il rapporto con i genitori, ma è affascinante anche per loro, perché ricondotti all'esperienza che vivono, riescono anche loro a combattere quella pressione culturale e ideologica che hanno come noi, ma magari di diversa ragione. E a questo proposito voglio citare l'episodio che non dimenticherò mai di Don Giorgio Pontigia. Il giorno della morte di Don Giorgio Pontigia, non ero presente al centro, ho chiesto agli adulti di fare un momento di preghiera, mi hanno raccontato che c'erano due ragazze egiziane che confabulavano tra di loro e una diceva all'altra: ma cosa preghiamo? Questo è un sacerdote, va all'inferno. E l'altra gli ha detto: ma cosa dici? Perché lo dici così di una persona che ha permesso questo luogo che ti fa tanto bene? Mi hanno detto che la ragazza è stata talmente colpita che è andata poi a scusarsi. Ma è interessante quando addirittura mi hanno chiesto, è documentato nel video, che alcuni ragazzi hanno voluto partecipare agli esercizi spirituali di gioventù studentesca a Rimini. Io li ho cercato di dissuadere, ma quando loro mi hanno detto: ma venendo con voi viene fuori il meglio di me, ho capito la verità dell'affermazione di Don Giussani sull'unicità del cuore e sul fatto che un incontro vivo lo può fare altro che risuscitare questo desiderio dell'io. Grazie. Io ho il vantaggio di potermi riallacciare all'intervento che mi ha preceduto, perché quello che ho fatto e faccio affonda le radici nella stessa esperienza. Quindi noi siamo nati in una zona periferica di Milano una trentina d'anni fa, via Salomone, e ci siamo sviluppati in una zona adesso alla ribalta che è piazza Corvetto, via Gabriel Rosa, quindi i quartieri difficili, cosiddetti. Ma di difficile c'è spesso l'incomprensione, l'insensibilità, la mancanza di cultura della gente. Perché abbiamo visto che noi non siamo specializzati nell'accoglienza di extracomunitari. Noi ci dedichiamo alla risposta al bisogno. E certo, gli extracomunitari come soggetti fragili ci spingono ad attivarci. Ma il bisogno non viene mai da solo. Perché ci siamo sviluppati, adesso siamo 12 cooperative, 25 strutture, 400 persone che lavorano a tempo pieno, i volontari. Ma da cosa è nata questa crescita? E che oggi incontri dei ragazzini che hanno bisogno del dopo scuola, domani scoprono che magari sono senza casa e fai un'esperienza di housing sociale. E poi scopri che il padre è disoccupato perché ha perso il lavoro e quindi fai una cooperativa sociale, magari di traslochi all'inizio e poi via via gli insegni un lavoro, perché non si può essere sempre ed esclusivamente generici e quindi nasce la scuola e così via, perché poi magari però non c'è una specie, il bisogno lo incontri come incontri le persone, quindi si vive di strabismo, un occhio al bisogno che incontri, certo, e un occhio ai piani sociosanitari o alle esigenze del comune, perché non si può fare altrimenti, ma si parte da un incontro con una realtà propria. E adesso quindi abbiamo di tutto, perché nel video non si può vedere tutto, abbiamo il centro per abusati, per ragazzine extracomunitari minorenni che vengono dai marciapiedi, malati AIDS, insomma, una holding della sfiga, come dicono molti, che sicuramente colpisce. Sì, ma non ci sono utili da dividere, dico subito. È una holding in cui scalate al potere non ne ho ancora viste. Ma dico questo perché occorre rendersi conto che, primo, l'incontro, secondo, ma qual è il metodo? Perché a volte mi chiedono: ma qual è il motivo del successo, il motivo dell'esito positivo? Ma il primo motivo è un coinvolgimento reale e completo. Faccio solo due esempi. I ragazzini dei nostri corsi, tutti o quasi tutti, arrivano in fondo e trovano poi un lavoro. Ma perché? Perché magari la mattina alle 7 cominciamo a chiamarli a casa per vedere: ma
alla madre, ma si è svegliato tuo figlio, si è alzato, perché magari viene da un'altra cultura. Perché il desiderio di integrazione qualcuno ce l'ha, qualcuno bisogna suscitarglielo. Perché viene da una cultura per cui non capisce all'inizio neanche la necessità di un orario. Magari portiamo i ragazzini del Beccaria, li portiamo a vedere la partita la domenica, perché? Perché imparino che si può vedere anche il calcio anziché pestare solo il vicino. Ecco, cose così. Però il coinvolgimento non è un cartellino da timbrare ad orario. Il coinvolgimento è quel gesto di fiducia per cui il ragazzino marocchino diceva: ma qui mi danno fiducia, non hanno paura di me, mi danno le chiavi. Anzi, ho imparato un po' di milanese, ecco. Ma perché c'è questo clima? Il clima nasce dall'incontro fra una passione e un bisogno. Senza questa passione non si va lontano. Da questo punto di vista, io credo alla sussidiarietà. Sussidiarietà nel senso che mi va bene un potere, lontano, vicino o vicinissimo, purché mi sostenga. Perché certe cose si fanno se hai passione. Quindi un potere che mi regoli, mi controlli, ma che mi valorizzi laddove rispondo bene al bisogno. Insomma, lo dico, ma non è, come dire, dopo 30 anni di questo lavoro, ne abbiamo passate tante, passeremo anche questo periodo di crisi, ma il problema ultimo è che, insomma, a volte ci sentiamo un po' l'avis, dei donatori di sangue, ossia siamo noi che sosteniamo l'ente pubblico, non il contrario. E ieri, quando Formigoni ha tolto l'IRAP per le onlus, i comuni hanno bloccato i finanziamenti o li hanno ridotti, per cui io i soldi non li ho neanche visti, neanche odorati, sono passati dalla regione al comune. Insomma, quello che dico è, sosteniamo l'opera dell'uomo al servizio dell'uomo. Evitiamo che gli assistenti di oggi diventino assistiti di domani. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono veramente impressionato da questa straordinaria platea, essendo io uno molto timido, devo cercare di... È vero, è così. Grazie. Ringrazio il meeting, ringrazio Giorgio Vittadini per avermi invitato a parlare su un tema così difficile, complicato, che suscita grandi passioni e grandi tifoserie, qual è il tema dell'immigrazione. Vorrei partire proprio da una premessa. Il tema dell'immigrazione, l'immigrazione è un fenomeno di gestione complessa. Sono parole scritte nell'enciclica Caritas in Veritate, che individua i punti fondamentali dell'atteggiamento che bisogna avere, che tutti devono avere, non solo le autorità pubbliche nei confronti dell'immigrazione. È un fenomeno di gestione complessa perché è un fenomeno mondiale, globale. Noi stiamo verificando le aree attorno all'Italia che possono interessare l'Italia da flussi migratori, ma è un fenomeno che riguarda tutti i paesi del mondo, che subisce fasi alterne, maggiore o minore pressione, in dipendenza di certi fattori. Le crisi economiche, la demografia, le situazioni locali, un fenomeno complesso che però dobbiamo gestire. Credo che il primo punto su cui tutti devono essere d'accordo è questo, che l'immigrazione, la migrazione è un fenomeno che deve essere gestito. Su questo poi, a conclusione del mio intervento, dirò che cosa penso di chi debbano essere i soggetti che devono gestire un fenomeno così complesso e che oggi non lo gestiscono a sufficienza, e cioè in particolare l'Unione Europea. Noi abbiamo una convinzione, io ho una convinzione, faccio il ministro dell'Interno, mi occupo di sicurezza,
di ordine pubblico, devo garantire a tutti i cittadini, a tutti coloro che stanno legalmente in Italia, di poter svolgere la propria vita, le proprie attività nel modo più sereno, tranquillo e sicuro possibile. Quindi ho concentrato la mia azione su un fronte, quello del contrasto alla criminalità, del contrasto alla violazione delle leggi. Ma ho una convinzione che questo fenomeno così complesso non si governa solo con gli strumenti della sicurezza. È una convinzione non solo mia, è una convinzione di tutto il governo. Il binomio accoglienza, integrazione e sicurezza è un binomio inscindibile. Maggiore sicurezza significa anche maggiore integrazione. Una città che si sente sicura, i cittadini di quella città sono meglio disposti ad accettare anche chi viene da fuori. È un dato riscontrabile nella realtà. Voglio citare, non solo perché è qui davanti a me il sindaco di Verona, ma una ricerca fatta dall'Università Bocconi, quindi un ente che mi pare al di sopra delle parti in causa, che ha fatto una ricerca un po' particolare sull'immigrazione. È andata in numerose grandi città in Italia a verificare il grado di percezione di integrazione da parte degli immigrati, non da parte dei cittadini italiani, da parte degli immigrati. Ha intervistato gli immigrati che vivono in queste città chiedendo loro: ti senti integrato, ti senti accolto in questa città? Ebbene, la città dove il grado di soddisfazione da parte dei cittadini immigrati è risultato il più alto è proprio Verona, guarda caso la città che negli ultimi tempi ha investito molto di più sull'applicazione rigorosa della legge, delle leggi. Questo, non solo questo, questa è la prova scientifica, diciamo così, ma intuitivamente e l'esperienza concreta di tutti i giorni delle realtà che vado a verificare, che vado a sentire. Io sono uno che gira molto nelle città e nei paesi perché non voglio mai perdere il contatto diretto con la realtà. Chi vive troppo nei palazzi romani a volte vede la realtà con una visione diversa. Dobbiamo andare e continuamente sentire se le nostre politiche hanno un'efficacia vera, concreta e reale. Ecco, questa esperienza che ho mi dice questo, che più è alto il livello di percezione di sicurezza da parte dei cittadini, più è alta la disponibilità e anche le iniziative, le attività di integrazione. Io mi occupo, come ho detto, del fronte sicurezza e adesso dirò che cosa abbiamo fatto, che cosa stiamo facendo, che cosa intendo fare, ma sul fronte dell'integrazione abbiamo fatto molto. L'ultima iniziativa in ordine di tempo presa dal governo è un piano nazionale, piano Italia 2020 si chiama, piano per l'integrazione nella sicurezza, identità e incontro. Sono iniziative, 5 assi di intervento che si concentrano proprio sul fronte della integrazione, dell'accoglienza e dell'integrazione. Educazione e apprendimento, il lavoro, alloggio e governo del territorio, quarto asse, accesso ai servizi essenziali, quinto, ma non meno importante, minori e seconde generazioni, indicando anche gli strumenti dell'integrazione, le risorse che devono essere messe a disposizione e il ruolo degli attori, il pubblico, gli enti locali, ma soprattutto e prima di tutto il mondo del volontariato, il terzo settore, il cosiddetto privato sociale, che svolge un ruolo fondamentalissimo in questo tipo di attività. Se le due cose vanno insieme, è chiaro che non si può parlare, come qualcuno troppo spesso fa, delle politiche di sicurezza come politiche discriminatorie.
Applicare la legge significa applicare la legge. Se c'è una norma che dice tu puoi venire in Italia se hai un regolare contratto di lavoro, quella norma deve essere applicata e noi intendiamo applicarla e la stiamo applicando. Chi viene in queste condizioni deve avere tutti i diritti del cittadino italiano, e ce li ha, e deve essere messo in grado di integrarsi nella società, nella comunità in cui vive. Nella tanto vituperata legge Bossi-Fini è stabilito questo principio fondamentale, che nel 2003 era un principio addirittura rivoluzionario: legare il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, perché il lavoro è il primo e più importante canale di integrazione nella società. Se una persona viene onestamente per lavorare, certamente si integrerà nella società. Se viene senza mezzi di sostentamento, magari portata dai criminali che poi per farsi pagare il viaggio sfruttano queste persone non riusciranno o con grande fatica a liberarsi dalla schiavitù, dallo schiavo, dallo schiavismo che li ha portati qui, e fatalmente finiranno nel circuito della criminalità organizzata. Questo principio fu introdotto nella legge 2003 ed è talmente innovativo che poi è stato recepito negli ordinamenti legislativi di altri paesi europei, da ultimo nel novembre dell'anno scorso dalla Spagna di Zapatero. La legislazione sull'immigrazione spagnola, approvata dal Parlamento spagnolo nel novembre del 2011, ha introdotto anche in Spagna questo principio, lo stretto collegamento tra ingresso e contratto di lavoro. Ma nella nostra legge, nella Bossi-Fini, c'è anche di più. C'è scritto che il datore di lavoro che assume un cittadino extracomunitario deve mettergli a disposizione un alloggio idoneo da tutti i punti di vista. E questo è un altro principio che spesso non si ricorda da parte di chi ci critica e che è fortemente innovativo. Alloggio e regolare contratto di lavoro rendono possibile ed attuata concretamente l'integrazione. Sono i diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, a tutti coloro che vengono legalmente in Italia. Questo è il quadro giuridico che noi abbiamo approvato anni fa e che è ancora in vigore e che viene attuato e che ha in sé gli strumenti per garantire tutti i processi di integrazione. Sul fronte della sicurezza ci siamo concentrati nel contrastare l'immigrazione clandestina. È un fenomeno molto complesso, anche questo, non è semplicemente il tentativo di qualcuno di venire in Italia. Ci sono componenti diverse nella gestione di questi flussi. C'è prima di tutto il circuito criminoso, il racket, fatto da associazioni criminose che stanno in vari paesi del mondo, che stanno in Africa, che stanno in Italia, che stanno in Afghanistan e che sfruttano la disperazione di queste persone lucrandoci sopra. Per garantire il tragitto da un qualsiasi paese di origine, dall'Afghanistan o da un paese africano in Europa, e cioè in Italia, vengono chieste a queste persone fino a $8,000 a testa. È chiaro che nessuno ha a disposizione una somma del genere. E allora che cosa succede? Che vengono comunque portate, con l'impegno a pagare successivamente alla tratta a questi criminali il debito che hanno contratto. E come faccio io a pagare? Prostituzione, traffico di droga, reati di vario tipo. Questo è il circuito perverso che noi abbiamo cominciato a stroncare con forza e determinazione.
Combattere l'immigrazione clandestina significa combattere la tratta degli esseri umani e combattere anche quelle reti criminali che hanno appoggi in Italia. Abbiamo scoperto recentemente attraverso intercettazioni telefoniche, attraverso intercettazioni telefoniche di gruppi criminosi, che saranno comunque sempre possibili anche se dovesse essere approvata quella legge, abbiamo scoperto attraverso queste intercettazioni che ormai c'è un accordo tra il racket gestito nei paesi africani da consorterie africane e l'Ndrangheta. C'è un accordo molto stretto di collaborazione che non riguarda solo la tratta degli esseri umani, questa è una complessità nella complessità, ma riguarda l'individuazione di canali dall'Africa in Europa attraverso l'Italia, attraverso cui far passare la tratta degli esseri umani ma anche il traffico di droga. L'Ndrangheta calabrese ha stretto un accordo di ferro con i cartelli colombiani per l'importazione di cocaina in Europa. Questi traffici passano dall'Africa e arrivano in Calabria, principalmente nel porto di Gioia Tauro, e sfruttando questi canali l'Ndrangheta e queste associazioni criminose africane hanno stretto un accordo molto forte. Quindi, ripeto e sottolineo, l'immigrazione clandestina, il contrasto all'immigrazione clandestina non è la guerra contro i poveri cristi, è un aspetto della lotta alla criminalità organizzata che riceve dal traffico di esseri umani gran parte dei suoi profitti, gran parte del fatturato. Noi siamo intervenuti, come ho detto, con grande determinazione, individuando chiaramente gli obiettivi. Contrasto all'immigrazione clandestina, che viene fatto in due modi. Gli sbarchi, e cioè il passaggio dai paesi del Maghreb fino in Europa, oppure attraverso un altro sistema, i cosiddetti overstayers, coloro che entrano regolarmente in Italia e in Europa e si trattengono oltre il periodo, vengono con i visti, vengono con i passaporti in regola e poi, quando devono uscire perché è scaduto il visto, si trattengono illegalmente. Questo fenomeno è più insidioso, è più difficile da contrastare, è quasi impossibile, perché uno che atterra a Malpensa può girare regolarmente, può girare in tutti i paesi di area Schengen senza nessun controllo. Noi ci accorgiamo solo dopo 3 mesi, perché il circuito Schengen ce lo segnala, che non è uscito, ma dove sarà? In giro per i paesi europei. Il fenomeno che riusciamo a contrastare bene, invece, è quello dell'immigrazione clandestina che viene dai paesi del Maghreb. L'anno precedente a quello in corso sono sbarcati a Lampedusa 37.000 clandestini, il 96% veniva dalla Libia, su questi barconi costruiti appositamente, e questi sono quelli che sono arrivati. Quanti purtroppo hanno perso la vita in mare è difficile calcolare. Questa enorme quantità di persone alla ricerca spesso di una vita migliore hanno costituito per anni un problema serio e difficile da affrontare, o meglio non affrontato per niente. Noi siamo intervenuti, abbiamo fatto un accordo, il presidente Berlusconi 2 anni fa ha fatto un accordo con la Libia che ha consentito alle autorità libiche di aumentare i controlli sulle proprie coste. Questo ha determinato, questo semplice fatto, l'aumento dei controlli ha determinato la riduzione pressoché a zero di questi flussi di immigrati clandestini. Si è fatta una grande polemica sui cosiddetti respingimenti.
ci sono opinioni diverse. Io sono dell'opinione, confortata peraltro dai pareri che sono venuti da chi può dire se stiamo violando o no le norme europee dalla Commissione europea. Sono convinto che le operazioni che abbiamo fatto sono assolutamente conformi a tutti i trattati. Ma se consideriamo i numeri ci rendiamo conto che questa non è la politica del governo, quella dei respingimenti. Non è così. Su 30.000 che non sono più venuti circa, quelli che sono stati riportati in Libia sono meno di 1.850. Gli altri si sono fermati, non sono più partiti dalla Libia. Questo non risolve i problemi, io l'ho sempre detto, per l'Europa. Non risolve i problemi di questa povera gente. Abbiamo risolto un problema serio, un'emergenza seria e grave che riguardava l'Italia. Che cosa succede di queste persone? È un problema di cui la comunità internazionale deve occuparsi? Certamente sì. Cercheranno altre vie? Probabilmente sì. Noi abbiamo un'intensa attività di intelligence in quei paesi. Ho qui una relazione segreta, quindi non ve la posso rivelare, che mi dà informazioni sulle nuove rotte che la tratta, che il racket sta cercando di aprire per portare comunque in Europa queste persone. E noi abbiamo fatto molto come Italia, non possiamo fare i gendarmi dell'Europa e occuparci di tutti i paesi dell'Europa. Occorre che l'Europa si dia una mossa, occorre che la Commissione europea capisca che il problema, che l'immigrazione clandestina nel Mediterraneo non è un problema dell'Italia o di Malta, è una questione che deve coinvolgere tutti i paesi europei. Stiamo assistendo, per esempio, ad un aumento, anche se in termini modesti, di traffico dalla Turchia, non più dalla Libia, molto meno dalla Tunisia, quasi zero dall'Egitto, dalla Turchia, approfittando della difficoltà di gestione di questo fenomeno delle autorità greche per la nota crisi che ha investito quel paese, con modalità diverse rispetto a quelle che venivano dalla Libia. Non sono i barconi, sono barche a vela o maxi yacht, che in questa stagione nel mare Egeo e nel mare Adriatico circolano in grande quantità, maxi yacht che hanno stipato sotto coperta decine e decine di clandestini. Arrivano di notte nei porti pugliesi e scaricano questi poveri cristi. È un nuovo fronte, anche se di modeste dimensioni, che noi intendiamo presidiare, naturalmente. Ma il contrasto all'immigrazione clandestina, questo tipo di contrasto, ha portato a un altro risultato positivo, che è la drastica riduzione del numero di minori non accompagnati che arrivano in Italia. Un altro fenomeno drammatico. Minori non accompagnati che vengono portati per essere sfruttati, per essere adibiti, nella migliore delle ipotesi, all'accattonaggio. E ho detto nella migliore delle ipotesi. Che vengono presi in carico dal sistema Italia, e lo voglio dire con orgoglio, a fronte delle critiche spesso ingiuste, sempre ingiuste, spesso ingiustificate, che ci vengono fatte. L'Italia accoglie i minori non accompagnati, li tiene, anche quando avrebbe il diritto di rimpatriarli. Quando arrivano i traghetti dalla Grecia, dal porto di Patrasso, con dei clandestini a bordo, noi abbiamo il diritto, in base alle direttive europee, di rimandare in Grecia, cioè nel paese di provenienza, questi clandestini. Se a bordo ci sono dei minori, noi li teniamo, li accogliamo e li mettiamo nelle nostre strutture protette, pur avendo il diritto di rimandarli indietro. Nessun altro paese europeo lo fa. Ci sono paesi europei
Ci sono paesi europei che spesso ci fanno la morale, che addirittura hanno studiato sistemi per rimpatriare i minori in Afghanistan e in paesi africani, costruendo là degli orfanotrofi. A me sembra una cosa orribile questa, e sono paesi europei che lo fanno. Noi ci teniamo anche quelli che avremmo diritto di rimandare indietro, perché crediamo che i minori siano le persone più deboli, più indifese, che hanno bisogno di trovare il calore umano, una famiglia possibilmente, qui da noi. E abbiamo delle strutture straordinarie in tutte le regioni. In Sicilia io ne ho visitate tante. Adesso sono un po', diciamo, senza lavoro, quelle in Sicilia, perché non arrivano più fortunatamente minori, ma in tutta Italia ci sono strutture gestite dal volontariato, che io voglio davvero nel suo complesso qui pubblicamente ringraziare, perché senza il calore e la passione dei volontari non saremmo riusciti a realizzare questa struttura, questo modello italiano di accoglienza, che prima o poi anche i nostri detrattori in Europa dovranno riconoscere come un modello di eccellenza nell'accoglienza soprattutto dei minori. Questa grande forza viene organizzata sul territorio, ci consente di gestire questo fenomeno dei minori, contrastando la tratta, contrastando lo sfruttamento di chi è più debole. Tutte queste iniziative ci hanno portato addosso tante critiche. L'accusa a me personalmente di essere peggio di Hitler, me le sono segnate tutte, di aver rifatto le leggi razziali, di aver riaperto i campi di concentramento, dimenticando che i CIE li aveva inventati Giorgio Napolitano quando era ministro dell'Interno. Accuse di ogni tipo che, siccome io mi considero nel giusto, non mi fanno né caldo né freddo e non mi hanno mai indotto a cambiare di una virgola la mia posizione. Io sono sempre aperto alle proposte. Mi considero una persona ragionevole, sono uno che viene una persona comune che ha, prima di far politica, lavorato 10 anni normalmente, e sono un abituato al buon senso. Se c'è qualcuno che mi dice guarda, le politiche che stai facendo sono sbagliate, e mi dimostra che è così, io le cambio, non ho nessuna prevenzione, non ho nessun atteggiamento ideologico. Io e la Lega siamo figli della post-ideologia. Siamo nati quando è caduto il muro di Berlino, siamo per la concretezza. Ma quando qualcuno mi dice no, tu sbagli, perché? Perché sbagli a prescindere? Ma guarda che le cose che faccio io le fa Zapatero, le fa Sarkozy, sì, per loro va bene, ma se le fai tu sbagli, quando l'atteggiamento è questo io dico no, grazie, è un atteggiamento pregiudiziale, è un atteggiamento inaccettabile. Io rifiuto le accuse di xenofobia e di razzismo alle politiche che abbiamo fatto. Sono politiche di sicurezza, che sono accompagnate dalle politiche di integrazione. Capisco che il tema dell'immigrazione è un tema che suscita grandi passioni, che divide spesso in due tifoserie. E io ne so qualcosa di quanto siano agitate le tifoserie, essendomi occupato recentemente della tessera del tifoso. E le tifoserie è difficile farle ragionare. C'è chi è a favore e c'è chi è contro, a prescindere. Per cui per la tifoseria opposta noi siamo xenofobi, per la nostra tifoseria gli altri sono figli di un'altra ideologia che potremmo chiamare l'immigrazionismo. Chiunque viene può venire, chiunque vuol venire, anzi deve avere addirittura più diritti dei cittadini italiani, perché è giusto così. Sono due tifoserie che io sento, ma che non mi condizionano, né l'una né l'altra. Ricordo una reazione ugualmente spropositata contro di me
quando nella veste di ministro del welfare qualche anno fa io feci abrogare una norma di legge che mi pareva discriminatoria al contrario nei confronti dei cittadini italiani e che diceva: se un cittadino italiano lavora per meno di 20 anni, paga i contributi all'INPS ma non ha diritto alla pensione, ha perso i suoi contributi. Se un cittadino extracomunitario lavora per meno di 20 anni, non ha diritto alla pensione, ma l'INPS gli restituisce i contributi versati. Era una norma di legge che a me francamente sembrava assurda. I cittadini extracomunitari, i cittadini devono avere gli stessi identici diritti dei cittadini italiani, ma non di più, perché altrimenti siamo nella discriminazione al contrario. Accanto ai cittadini extracomunitari, concludo, parlerei per ore di questi temi perché lo faccio davvero con passione, nella ricerca sempre di fare le cose giuste in modo equilibrato, non sempre ci riesco, non sempre è facile, ogni volta sono tirato per la giacca da una parte e dall'altra, è difficile mantenere un equilibrio e soprattutto una coerenza negli atti che si prendono. La cosa peggiore per chi sta al governo è di seguire una strada zigzag, a seconda di chi urla di più, a seconda di qualche editoriale su un giornale piuttosto che un altro. Io mi prendo tutte le lavate di capo, passo in mezzo alle bufere e cerco di tenere la barra dritta nella coerenza di un sistema che chiede solo, che vuole solo applicare la legge nei confronti dei cittadini italiani, lotta al crimine, lotta alla criminalità organizzata, lotta alle mafie, e su questo fronte stiamo ottenendo successi che nessun altro governo è mai riuscito a ottenere. Lotta, azioni per la legalità. E voglio concludere parlando, come ho detto, dell'Europa. Si è fatta una grande polemica in questi giorni su un'iniziativa presa dal governo francese che è stata dipinta come la deportazione dei Rom. Io conosco bene Brice Hortefeux, il ministro dell'Interno, e il ministro Besson, che si occupa di immigrazione. Non hanno fatto alcuna espulsione. Hanno fatto una cosa che in Italia si fa da anni con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni per gli extracomunitari, e cioè i rimpatri volontari assistiti. Sono migliaia di casi ogni anno in Italia di cittadini extracomunitari che tornano volontariamente nel proprio paese di origine, seguiti dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, con un contributo che viene dato al governo del paese di origine per il resettlement di queste persone. Questo hanno fatto in Francia. Il problema nasce perché sono cittadini romeni, cittadini europei. Per i cittadini comunitari vige una regola diversa, ovviamente, rispetto a quelli extracomunitari. Ma ci sono regole anche qua, e sono regole scritte dall'Unione Europea, non inventate da noi. Io ho detto qualche giorno fa, io voglio applicare la direttiva europea, che non è mai stata applicata. E anche qui apriti cielo, accuse di xenofobia, di razzismo, di stravolgere le basi etiche della convivenza europea. La direttiva a cui ho fatto riferimento è la direttiva 38 del 2004, che stabilisce che i cittadini europei hanno diritto di soggiornare per un periodo superiore a 3 mesi in un qualsiasi paese europeo, ma ad alcune condizioni, e sono: esercitare un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; secondo, disporre di risorse economiche sufficienti; terzo, disporre di un'assicurazione malattia al fine di non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno. Sono regole europee che valgono per me se voglio andare a stabilirmi in Francia, in Inghilterra o in Germania, e che devono valere per tutti coloro che vengono in Europa e che vengono in Italia. Non si può utilizzare
la regola europea o l'Unione Europea a corrente alterna va bene per certe cose e non va bene per altre. Il fronte europeo è un fronte che noi abbiamo presidiato. Sin dall'inizio della mia attività di ministro ho chiesto un maggiore impegno dell'Unione Europea su entrambi i fronti, anzi sui tre fronti: contrasto all'immigrazione clandestina, politiche di integrazione e soprattutto, una cosa di cui la Commissione si era completamente dimenticata, politiche dell'asilo per i rifugiati. Lasciate queste politiche alla gestione di ogni singolo Stato membro. Noi abbiamo in Italia oltre 100.000 rifugiati. Stanno qui, vivono bene, sono trattati bene, sono 100.000 persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato perché scappa da un paese dove c'è la guerra civile, o anche di semplice protezione internazionale che noi diamo, che l'Italia dà, anche a chi non scappa da una guerra, ma è una persona debole, è una persona anziana, è un disabile, è una donna incinta, per esempio, che potremmo rimpatriare, ma che teniamo qua. 100.000 persone che sono a carico nostro e che noi sosteniamo e accogliamo perché è giusto che sia così, ci mancherebbe altro. Il diritto alla vita, ad una vita vera, viene prima di qualunque altra valutazione. Ma queste politiche sono sempre state lasciate alla gestione degli Stati membri. Allora io ho posto questa domanda durante il primo Consiglio europeo: scusate un po', ma queste persone arrivano in Italia certamente perché l'Italia è il più bel paese del mondo, ma anche forse perché è il primo paese d'ingresso dell'Unione Europea. Perché, e in Spagna anche, perché l'Unione Europea, i paesi dell'Unione che parlano tanto di modello sociale europeo, di solidarietà, non fanno uno sforzo per condividere gli sforzi dei paesi di confine e gestire in modo unitario e uniforme il tema dell'asilo e dell'accoglienza dei rifugiati? In altre parole, voleva dire: cari paesi del nord Europa, voi che ci fate tanto la morale, perché non ci date una mano a gestire questo fenomeno? La risposta è stata: no grazie, arrivano da voi, ve li tenete. Noi ce li teniamo e li teniamo bene, come ho detto, ma questo lo dice lunga sul ritardo culturale, prima di tutto, dell'Unione in quanto tale su questi temi. Il tema dell'immigrazione, dell'accoglienza, della gestione dei rifugiati è ancora di competenza degli Stati europei. Noi abbiamo costituito un gruppo con la Francia, la Spagna, Malta, Grecia e Cipro, che ha posto la questione al centro del dibattito europeo, ottenendo qualche risultato. Nel piano europeo per l'integrazione e l'asilo, per la prima volta si è posto il Mediterraneo al centro come un'area specifica di immigrazione. Fino ad allora non era così. Il Mediterraneo era considerato la stregua dei confini terrestri con la Russia. Sono due cose diverse, sono due aree diverse. Si è sviluppata adesso una maggiore sensibilità europea, grazie anche all'azione dei nostri parlamentari nel Parlamento europeo, che devono quotidianamente contrastare le accuse all'Italia di xenofobia e di razzismo. Ma io credo che sia utile alla fine, ex malo bonum, perché questi continui dibattiti ci consentono di porre e porre ancora e di nuovo il tema, e qualche risultato alla fine si ottiene. Ma su questo il ritardo della Commissione dell'Unione Europea è ancora enorme. Concludo su un tema che sta, penso, molto a cuore a Bonfanti e Izzo, quello delle risorse. Per fare politiche di contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità servono risorse, ma anche per le politiche di integrazione servono risorse. Noi abbiamo a disposizione fondi europei, i fondi SOLID, Solidarity and Management of Migration Flows,
dal 2008 per il periodo 2008-2013 una somma importante, 700 milioni di euro. 700 milioni di euro per gestire il tema dell'immigrazione. Molti di questi soldi vanno a chi fa bene, altri vanno alle solite associazioni che sono pronte, bravissime, a recuperare questi fondi e poi chissà cosa ne fanno, e non parlo naturalmente delle associazioni che sono presenti in questa sala. Queste risorse vengono gestite attraverso bandi, ma sono sempre troppo poche. E allora la sfida che io mi sono posto è un'altra. Utilizzare i beni, ingentissimi beni, che stiamo sottraendo alla criminalità organizzata, le risorse, gli immobili, i soldi, per investirli nella sicurezza e nell'integrazione. È una sfida importante che io voglio vincere. È una sfida importante, ma vi dico solo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando, nel periodo 2008-2010, solo due anni, di 32.799 beni sottratti alle mafie, portati via, immobili, aziende, terreni, unità produttive, per un controvalore di 14,9 miliardi, arrotondiamo 15 miliardi di euro. Questo tesoro vero non possiamo e non dobbiamo lasciarlo lì inutilizzato. Dobbiamo utilizzarlo contro le mafie. E siccome la mafia è anche sfruttamento degli esseri umani e tratta degli esseri umani, queste sono risorse che io voglio utilizzare anche per sostenere le attività di integrazione fatte da chi non chiede soldi, come il volontariato, lo fa per passione, lo fa perché ci crede, lo fa in sostituzione dell'incapacità della mano pubblica di svolgere queste politiche. Ed è giusto che il pubblico, lo Stato, il governo aiuti, dia una mano, non ingerendosi nelle attività dicendo cosa dovete fare, ma mettendovi a disposizione le risorse, i soldi. È per questo che ho dato a disposizione alla neocostituita Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla mafia, che noi abbiamo creato dopo 10 anni di chiacchiere, noi con un decreto legge a firma Maroni Alfano abbiamo creato ed è operativa da 6 mesi. In questa agenzia sono confluiti tutti i beni sparsi sul territorio. Ho dato a disposizione di smetterla con l'assegnazione fatta agli amici degli amici, i soliti noti, quelli che sono nel solito circuito, e di prendere in considerazione tutte le attività di volontariato in giro per l'Italia, anche quelle che non si fanno sentire e che non urlano, passando attraverso gli enti locali. Questo è un metodo democratico. Chi vale, chi fa, chi opera sul territorio deve essere premiato. Anche a Milano, a Varese, in Lombardia, la zona dove voi operate, abbiamo tanti beni confiscati alla mafia che sono lì inutilizzati perché nessuno li reclama, perché non è ancora stato fatto un censimento. Io spero davvero entro un paio di mesi, 3 mesi, confidando sul fatto che il governo possa durare, di completare il censimento, e mi impegno a far sì che questi beni finiscano nelle mani giuste di chi lavora davvero per il bene di tutti e in particolare per il bene dei più deboli. Grazie a tutti. Abbiamo avuto oggi, penso, un quadro complessivo della questione, di questo tema. Il punto di partenza per noi è evidentemente il tema del MITI. Il desiderio di cose grandi è il desiderio di condividere la vita e il benessere con chiunque di buona volontà venga. Noi siamo un popolo di immigrati. Io in particolare, da Lombardo, dico che la Lombardia
ha tutto meno che la purità razziale. È una confusione di tutte le razze, dai camuni fino agli immigrati. Non c'è periodo in cui ci sia stata una pulizia etnica, anzi, c'è proprio la confusione. Quindi siamo abituati a non a far la guerra a chi viene, ma a farlo diventare lombardo. E infatti l'abbiamo sentito nel filmato, quando quel ragazzo ha detto: mi danno gratis, non mi chiedono niente, cosa c'è di più? Perché questo è l'integrazione. Se uno ha un ideale, un desiderio, vieni con me, non ti chiedo di diventare come me, di perdere la tua identità, ti chiedo di vivere con me, lo stesso desiderio, la stessa passione. Senza questo non ci sarebbe neanche il tema dell'integrazione, perché se non ci fosse qualcuno che ha desiderio di verità, giustizia, bellezza, di condividere una vita, uno si troverebbe a venire in un deserto. Non avverrebbe, come avviene a Milano, che tanti, parlo di quello che conosco, ma del punto che è considerato più spinoso, che tanti immigrati sono imprenditori. Andate nei bar, nei ristoranti, in tante imprese trovate cinesi, egiziani, marocchini, che sono diventati imprenditori, in cui bar, ristoranti, nelle cui imprese vivono persone italiane senza problemi. Questo desiderio di verità è il bene per tutti. Ma secondo passaggio, questo non è contro le leggi. La gente che non capisce continua a contrapporre le nostre realtà con la politica, con lo Stato, certi editorialisti di certi giornali, certi soprattutto tenitori di talk show che hanno l'unico scopo di parlare di se stessi e di fare dialettica, non capiscono che noi siamo amici del pubblico. Il pubblico deve dare i confini di un'azione di questo tipo, vuol dire quali sono le leggi. Quello che ha detto il ministro Maroni, con molta chiarezza, sono i confini entro cui può avvenire questo, sapendo benissimo che se da una parte la xenofobia è male, dall'altra parte pensare che possa essere accolto in chi non potrebbe essere accolto perché non viene a lavorare, perché va a immigrare, perché non ci sono le risorse. Voi andate negli Stati Uniti d'America, che sono il paese dell'immigrazione, e voi sapete benissimo che non può entrare nessuno che non sia americano se non ha un lavoro. Allora, parlare di desiderio vuol dire anche condividere realisticamente questo. Il resto è propaganda ideologica, quando l'ideologia, come diceva il ministro Maroni, è finita. E allora noi siamo a favore di leggi che garantiscano la vita di tutti e la garantiscano bene. D'altra parte, il problema della legalità è sentito soprattutto dai poveri. Se, come me, foste vissuti, molti di voi siete vissuti nelle periferie di Milano, non nei quartieri bene, voi sapete che il problema della criminalità è sentito dal povero, è sentito dalla vecchietta a cui rubano la pensione, è sentito da chi ha la paura di essere aggredito e non ha le guardie o i sistemi di sicurezza. La sicurezza è una questione fondamentale che è legata alla questione della libertà, magari dagli stessi immigrati. Quindi le due cose si fondono e diventano terzo passaggio quello che noi diciamo. Noi non vogliamo privilegi. Chi scrive su qualche giornale, su qualche politica, vogliamo privilegi, è un cretino nel senso letterale della parola, perché la massima efficacia sociale si ottiene quando c'è una collaborazione tra il pubblico e il non profit, come diceva nell'ultima parte dell'intervento il Ministro. Quando si collabora, quando si segnala, perché ben prima delle intercettazioni la criminalità si vince quando ci sono dei luoghi di vita sociale in cui chi vuol fare il criminale viene segnalato perché dà fastidio. C'è una collaborazione a quel livello, c'è una collaborazione in positivo. E quindi questo è il tipo di rapporto che c'è tra pubblico, privato, non profit, privato, collaborativo, che arriverebbe, io sono molto contento dell'ultima parola del ministro Maroni, ancora di più se i mezzi sono di più. Non è che la nostra azione finisce se non ci sono mezzi, ma certo che se invece di avere uno fai 10, ne puoi aiutare 10 invece di uno. Questo è lo spirito con cui vogliamo andare avanti a collaborare con il ministro Maroni, e spero che dal meeting venga questo messaggio per tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.